Ciao ragazze, oggi nuovo video, spero che state tutti bene. Oggi quindi video del mese di febbraio, cioè video dei prodotti finiti di febbraio 2014. Allora, vediamo subito. Allora, la mia bustina con la cernerina. Allora, ho finito come bagnoschiuma questo di Erbaviva all'amido di riso idratante. Allora, diciamo che questo bagnoschiuma nel complesso è un classico bagnoschiuma che però sulla pelle resta molto leggera la fragranza. Poi ho finito sempre della stessa linea Erbaviva, quello alla macadamia, la stessa cosa. Ho finito un barattolo di Borotalco Felce Azzurra, quello classico, buonissimo, bellissimo. Però quello che mi piace di più è l'altro, il Neutro Roberts, quello è bellissimo. Poi ho finito, e questo è l'ultimo, della Simply Delicate di Avon. Ed è un detergente intimo alla camomilla. Poi ho finito come balsamo questo di Dermomed. Ed è un balsamo extra brillantezza, senza parabeni, riflessi di luce, per capelli colorati, ricostituente. Diciamo che io di questa... Ora arriva, aspetta! Di questa marca non ho mai provato praticamente, però mi è stato regalato. Il profumo non mi piace molto, non lo so, qualcosa che vabbè, tanto poi svanisce, quindi però comunque è molto buono come prodotto. Districa i capelli, li lascia morbidi, è finito. Poi ho finito della Naturals il spray profumato a rosa e cioccolato, quello nuovo da 100 ml, che però io questa l'ho terminata, io lo uso sempre per l'ambiente praticamente, mi piace molto, lasciava l'ambiente molto molto profumato. Poi ho finito un olio per capelli che però si è rotto, vedete la confezione, vabbè. Si chiama fluido laminante della styling, quindi se cercate su internet fluido laminante styling vi appare la boccettina, appunto. E questo contiene 80 ml di prodotto. Allora, come prodotto all'inizio era molto buono, lasciava i capelli belli setosi, lisci. L'odore è tipo fragola, non so. Carino come olio, però non lo ricomprerei più, non mi piace. Poi ho finito questa crema di Footworks, che sembra piena però è tutta vuota, ed è la crema ammorbidente per talloni dell'Avon, che con questo prodotto mi ci trovo molto molto bene. Idrata molto i piedi ed è molto ottima anche in estate, per i piedi screpolati, ecco. Poi ho finito per le mani la crema dell'Avon Care alla glicerina per mani e unghie, con glicerina, calcium e vitamina E 100 ml. Questa crema buona, solo che l'unica pecca è che lascia tipo quella sensazione di unto, vabbè, classico delle creme, ecco. Poi ho finito come shampoo anche questo dell'Avon, i due in uno, shampoo e balsamo della Naturals, ottimo. L'unico che ripeto che non mi fa allergia, perché altri tipi 2 in 1 la mia testa non li sopporta. E niente, questo è da 700 ml, quindi la boccettina un po' più grande. Poi di Advanced Technique, sempre Avon, ho finito la mousse Raviva Ricci da 150 ml, buona come mousse. Franci, sto arrivando, aspetta. E poi ho finito un altro olio, questo è della Cristalei, che questo è praticamente un olio volumizzante ma anche riparatore da 30 ml, molto buono come prodotto, lascia i capelli molto morbidi. Poi come make up ho finito questo di Color Trend, che era un Triss, che c'erano tre colori, credo uno chiaro, un rosa e un marroncino. La tonalità è questa, casomai volete andare a cercare su internet. Si chiama Kerry Cordial. Poi ho finito un mascara, che questo è quello della
della Luminelle, cioè Yves Rocher, nella tonalità black, e si chiama Ultravolume. Ogni tanto lo tolgono questo, lo mettono. Ed ecco, questo è il suo applicatore, molto buono, volumizza, un mascara discreto. Questo l'ho preso intorno ai 4,95 euro, quindi. Come profumo ho finito Foraway, quello classico, vuol dire mi è arrivato l'altra volta con la campagna 17 e già mi è terminato. Io sono così, quando mi arrivano profumi che mi piacciono un casino, li termino subito. E niente ragazzi, questi sono tutti i prodotti che ho finito questo mese. Spero che anche voi l'avete finito, così potrò guardare i vostri video. Ciao ragazze!